Salvatore, buonasera. Ciao Luigi. Salvatore, ci hanno sempre detto che è importante masticare bene per avere una miglior digestione. Allora, cosa ci dice a tal riguardo? È giusto masticare talmente tanto da ridurre la poltiglia al liquido per avere una buona digestione e tanti altri benefici? Io mi ricordo che da ragazzino nel rione dove abitavo io, ero insieme ad altri ragazzi della mia stessa età. Venivano a scuola con me, giocavamo insieme e con qualcuno c'era più feeling, anche se era più troglodita di me ed è rimasto tale troglodita da farci male, proprio da rabbrividire. Ma è un ragazzo d'oro, forse migliore di me. Purtroppo la famiglia, le condizioni ambientale e tante altre cose che si innescano portano le persone a rimanere dentro un fotogramma e non uscire mai più. Sua madre, come si suol dire, era una brava cuoca, che non era vera. In un certo senso cucinava bene, ma cucinava cose che facevano male. A me piacevano da ragazzino. Piacevano più le cose delle vicine di casa, diciamo, perché non ero abituato a casa mia, perché a casa mia madre cucinava molto bene, superiore ad ogni altra aspettativa. Ma quando andavo nelle case degli altri, c'era qualcosa che mi attirava, forse, quel non so che. E questo mio amico un giorno, veramente diverse volte mi invitò per il couscous che faceva sua madre, che diceva che lo faceva bene, sia per i bucatini con il finocchietto e la sarda alla palermitana. Eravamo a tavola, sua madre portò un contenitore dove c'era la pasta fumeggiante che fumava con la salsetta, non molta, ma era la salsetta di concentrato di pomodoro. Non si usava per questo la salsa normale, ma il concentrato di pomodoro, fenocchette e tutto il condimento che c'era della sarda. Cioè, noi da bambini lo trovavamo squisito. Ed eravamo io qua seduto, lui da questa parte, sua madre che man mano finivamo di mangiare prendeva l'altra pasta e ce la metteva, proprio da tremare, va. Ci riempivamo e ci ingozzavamo come porci. Non lo so, non era giusto, era sbagliato, ma quello che voglio dire io riguardo a quello che mi hai detto tu adesso, era accaduto e mi è rimasto nella memoria. Non lo dimentico più, anche perché col tempo dopo questo ragazzino è diventato prima presidente del Centro Studi Fratellanza Cosmica, poi, diciamo così, un compagno là dentro, quando si è creata la sede proprio come segreteria nazionale, ho dovuto entrare io in scena. Ma lui è rimasto sempre lì. Ebbene, mangiava queste bucatine che veniva la voglia, e infatti io le mangiavo pure. Ma lui prendeva una forchettata così, la metteva in bocca e faceva, cioè non le masticava, le inghiottiva tutte. Non sto scherzando, eh? Cioè, se qualcuno ha dei parenti, degli amici o familiari, capirà cosa dico io. Perché non è solo una persona, una tantum, ma sono diverse persone che non masticano il cibo e lo ingoiano direttamente. E infatti, cosa succede? Questo non è più un ragazzo, è una persona adulta, ma quando è diventato
passato i 25 anni, verso i 30, ha cominciato ad avere proibite. Cioè le vene si riempivano di coagole, di trombe, con la possibilità che un trombo, un coagulo si stacchi e avrà o un infarto o un ictus o una trombosi, senza mezzi termini, è così. E lui continua e continuava ancora in quel modo, ma non ha solo la febbrite, ha diversi tipi di malattie. Mi ha chiesto aiuto e io gli ho spiegato quello che doveva fare. Dovevo abbandonare tutte queste cose e la scusa qual è? Mia moglie non vuole, i miei figli di qua, e la mangiata di là, e quello di là, beh, sei libero di morire. Nessuno ti può dire no, devi fare quello che dico io. Sei libero. Ora, ritornando al nostro discorso, cosa succede? Per gli anni passati, per l'alimentazione sbagliata o quella delle multinazionali, gli imbarattolamenti, gli inzaccati e tutte le altre cose, dove ci sono messe dei veleni che devono mantenere il cibo per determinati anni, non mesi ma anni. Addirittura in Italia arrivava la carne di manzo, o dalla prima guerra mondiale, dentro i frigoriferi, come hanno trovato un mammut in un iceberg, lo hanno aperto il ghiaccio e l'hanno tagliato a fettine per vedere che l'effetto che fa era indico perfetto e se la sono mangiata. Cioè, in poche parole, tutti coloro che si alimentano, tutti, non è che mangiano, fagocitano, come il porco. Il porco che fagocita ha acido muriatico dentro, non succhi gastrici. I cani, i leoni e tutti gli altri animali predatori, le iene, gli sciacalli, i lupi, quando mangiano pure le ossa, addirittura ci sono iene che mangiano solo le ossa, li fanno diventare liquidi, perché i loro acidi sono superiori all'acido muriatico. E infatti si chiama acido cloridrico muriatico. Noi non abbiamo più questo acido. Quello, diciamo, è, come lo dici tu, l'atanor, che permette la digestione di questo tipo di... Sì, la trasformazione. La trasformazione. Non è più sufficiente. Nel senso che se tu mangi delle noccioline, li defeghi a pezzi per come li mastichi. Non è che li rendi liquidi, perché quell'acido non ci riesce. O se c'hai un pezzo di carne, tu metti in un bicchiere, prendi una fetta di carne, la tagli a metà, a pezzettini, una in un bicchiere bello grosso, e gli metti l'acido muriatico e l'altra te la mangi tu, cruda per come è cruda quella, perché si mangiano il pesce, il sushi, si mangiano la carne cruda. A me l'ha fatto mangiare mio fratello, quello stronzetto. C'è carne di cavallo, con tritata, con limone, spezie e un goccio d'olio. Veniva, in poche parole, lessa da questo sapore e la mangiavi cruda. Ma quando tu mangi una cosa del genere, non puoi mangiare più frutta per tutta la giornata, perché gli acidi che ci sono, che sono acidi, proprio acidi, l'acido cloridrico che è acido, per prima attacca la carne. E quindi se tu mangi frutta rimane in attesa, perché non vengono fuori i succhi alcalini, quelli gastrici vengono, quelli più acidi. Più acidi. E allora non è come l'acido muriatico. Nel nostro stomaco impiega più di 6, 7, 8 ore. In poche parole, chi mangia la carne non dovrebbe mangiare più durante tutto il giorno. Finché il calore interno dovuto alla trasformazione di questa carne crea gas metano.
crea altre situazioni. I veleni si distribuiscono in tutto il nostro stomaco e dallo stomaco poi vanno in tutto il nostro corpo. Sono veleni gementi, cominciando dall'aceto urico al colesterolo, la chiamano eucamanina, cadaverina e tante altre veleni che sono, diciamo così, non buoni per il corpo umano, sono deleterie. Portano a malattie gravi, a puzzo. Quindi, come dicevano gli antichi, la prima masticazione avviene nella bocca, che tu devi rendere il cibo liquido. Ora, signori miei, dal momento che il mio amico prendeva forchettate e ingoiava sano e mangiava chili di roba, in pochi minuti se li calava interi. Quindi nello stomaco c'era calore perché c'era bisogno di sangue e ossigeno. Il sangue prendeva ossigeno dai polmoni e lo portava lì, perché l'ossigeno è un elemento igneo per bruciare quelle cose che gli acidi non potevano trasformare, ci volevano ore, ore, ore. Quindi c'è una maggiore irrorazione di sangue che deve portare ossigeno ai vari organi interessati alla digestione. A discapito del cervello, a discapito degli occhi. E quindi non funzionando bene il sangue nel cervello e negli occhi avvengono tutti i tipi di malattie. Oppure quando scorre il sangue pieno di tossine dalla carne verso gli occhi cominciano catarratte, cominciano trombose, cominciano glaucome, cominciano uveite, comincia, diciamo così, tutte le cose che in realtà sono le malattie degli occhi. E così del cervello. Quindi tutti coloro che si accingono a fare anche un digiuno terapeutico dovrebbero frattersi, uomini e donne, i capelli a zero, perché col tempo i loro neuroni sono stati sporcati dal sangue, con tossine. È come se tu hai due fili di ramo che ti accendono la luce, il positivo e il negativo, e i terminali sono ossidati. La luce non si può accendere mai, manco se ti ammazzi. Ma se tu togli l'ossido, la luce si accende, perché l'energia c'è sempre. E che il contatto non si fa, e così avviene dentro di noi. Queste cose non devo spiegarle io. Li dovrebbero spiegare anche di dovere, ma se ne fottono. Ci lasciano le persone con le pance grosse così, piene di merda, e gli danno le medicine delle multinazionali che devono togliere le malattie. E questo è il problema. Siamo pieni di verme, di parassite, siamo pieni di tutte le sporcizie di questo mondo. Perché cosa? Perché non sappiamo mangiare. E c'è la cosa più importante, che se tu prendi, che so, con la forchetta un po' di pasta, oppure prendi un pezzetto di pane, o prendi la qualsiasi cosa, anche una mela, se tu cominci a masticarla 30 volte, quel pezzo di mela che metti in bocca e diventa acqua e tu la deglutisci, tu la mela non riesci a mangiarla tutta. Ma l'informazione è arrivata, tu ti senti bene. Quando ho fatto il digiuno a Favignano oppure in Val d'Aosta, io senza mangiare sono stato l'unico a stare bene. C'aveva una forza, un'energia incredibile. Quindi non è la quantità, ma è l'informazione della a qualità, e quindi ti aiuta la masticazione, la pepitina che c'è in bocca, che deve prima di tutto sciogliere gli alimenti che tu hai e li devi bere. Il cibo deve diventare liquido, lo devi bere, e che il cibo non sia che tu vivi per mangiare, ma tu mangi quella piccola cosa indispensabile per vivere. Gli Esseni avevano i quattro questuanti, credo che li chiamavano. Dicevano ai propri neofiti, ai propri fratelli minori, i maggiori lo sapevano, gli davano un sacchettino quando dovevano attraversare il deserto, addirittura quando non trovavano acqua e cose. Beh, non vi preoccupate, camminate a piedi. Nessuno vi toccherà, perché voi non avete niente, né denaro, né alimenti, né niente. Avete quella piccola saccoccia dove ci sono mandorle, fighi, noci e uva passa.
Quando avete bisogno prendete due mandorle, le mettete in bocca, li fate diventare liquido con la saliva e ve lo ingoiate. E già il sistema diciamo così, di nutrizione si blocca, si ferma. Assimila quella informazione, perché il cibo è informazione, non è cibo. Il cibo è fatto di elettroni, quindi energia. Energia fluttuante allo stato solido, come il ghiaccio è H2O solida, poi può diventare liquida, poi può diventare gassosa, ma sempre H2O è. E così il cibo, così il denaro, è energia denaro, perché anche i soldi, sia in foglie di carta, sia in quello che possono essere medaglie o monete, sono fatte di atomi. Noi siamo fatti di atomi. Noi vibriamo, qua gli elettroni si muovono. A noi sembra che non si muovono, che sono statici, ma si muovono, più veloci di noi corrono là dentro. E questo che noi, perché siamo ignoranti, non vogliamo capire, non vogliamo sapere, non vogliamo conoscere, non vogliamo crescere. E noi ci ammaliamo perché ci siamo distaccati dalla natura e da Dio. Non siamo più connessi. Quindi noi non sappiamo né mangiare, né alimentarci, né vivere e né curarci. Gli animali ancora connessi sanno tutto. Ora prendi un bambino. Appena nasce, dopo pochi mesi, lo lasci e muore. Ci sono bambini che camminano da sole a un anno e mezzo. Mio figlio Elio 4 mesi e mezzo. Io 6 mesi, mia figlia Selena 6 mesi. Vai a prendere oggi bambini che camminano da soli a quell'età. Perché eravamo puliti dentro. Eravamo vive e siamo vive. Altrimenti io sarei morto già tanto tempo fa, oltre all'aiuto di quegli esseri luminosi che mi hanno sempre evitato la morte o i massacri. O dopo i massacri mi hanno risuscitato. L'argilla e tutte le altre cose sono state palliative per il soma e non per l'anima e lo spirito. Gli altri l'hanno rimesso nel mio corpo che era morto, che era assente. Ora, io do questo tipo di informazioni. Ognuno è libero di crederci o non crederci. Tutti coloro che ci credono e hanno la capacità di poterlo fare e di fare i digiuni giusti e di farli in tempo, non quando loro non hanno la capacità di poterlo portare a termine o hanno paura già dall'inizio. Queste non si dovrebbero mettere, che muoiano nelle mani degli assassini medici. Come ieri, l'altro ieri, c'è stato il funerale, hanno assassinato una persona con la chemia. Sono bastati pochi cicli di chemia per assassinarla. Io ho curato una signora di leucemia, moglie, lei infermiera, moglie di un medico. Il medico l'ha mandata da me, io l'ho guarita per telefono, lei al suo paese, io qua al mio, giorno per giorno in contatto, in comunione. Beh, il medico ancora dà la chemia agli altri. Come si può reputare una persona del genere? Tutti i medici sanno e non fanno la chemia ai loro, come non fanno i vaccini a loro stessi e ai loro familiari. Li fanno ad altri perché sono veleni. È come l'insulina. C'è lo stronzo medico che la dà ai propri figli, ma ci sono altri che non la danno perché è cancerogena. Sanno come fare, ma non lo dicono agli altri. È questo. Per adesso, se qualcuno vuole accettarlo, lo accetta per come l'ho descritto in questo video, poi sono affari loro. Basta che mettano in pratica quello che dico. E allora capiranno se io sono un buffone, se sono un ignorante, se sono un approfittatore di sa che cosa perché non prendo soldi, che qualsiasi cosa essa sia, io dimostrerò e dimostro che nessuno ha il coraggio di venire da me e metterci in un grande fratello. Un medico e un paziente malato magari di herpes simplex
e un altro pure io, Depress Simplex. Io faccio 40 giorni di digiuno insieme al mio paziente, vediamo cosa fa quell'altro. Chi si cura, chi si guarisce. E che cambia struttura, che cambia la vita. Stando bene e non ammalandosi. E non facendo chemio, e non facendo altre velene. Basterebbe l'acqua di vita, cioè, che contiene la somatostatina e la melatonina, passata nell'herpes simplex, e in pochi giorni si guarisce. Basta solo quella. Ma il corpo deve essere pulito, non ci devono essere veleni degli alimenti che ingurgitano giornalmente. Quelli li ucciderebbero, li avvelenerebbero. Vedi, ci sono condizioni e condizioni. Tutto si può fare, ma a condizioni selettive. Io sono un troglodita ignorante, quindi, e addirittura se mi difendo, la legge mi punisce. Ai ladri, agli assassini, ai delinquenti li premia. Mi hanno rubato il bagno e non è successo niente. Sono entrati qua e mi hanno massacrato, dopo un anno e due mesi non hanno trovato né brodo né niente, non si è saputo niente. Neanche un articoletto sul giornale. Perché? Non mi interessa saperlo. La mia vita è un'altra, non si svolge su questo piano terrestre. E Turiddu disgraziatamente sta subendo tutti i malefici delle persone cattive, tra i quali i predatori di cui ho parlato e che mi denunciano per diffamazione. Dopo che mi hanno rubato, mi hanno per anni hanno mangiato, fatto baccanale a casa mia, portato i loro amici, i loro parenti e tutto quanto, senza spendere mai una lira. Okay.